Nel consiglio regionale di ieri si è parlato anche dell'attacco hacker al sistema informatico dell'ASL 1 perché il presidente Marsiglio ha dato in apertura delle comunicazioni, ribadendo la necessità di riservo rispetto alle indagini. Il governatore, in sostanza, ha scagionato l'ASL, spiegando che l'attacco hacker russo ha utilizzato software sofisticati e inediti che anche gli antivirus più all'avanguardia non riescono a rilevare. È chiaro che l'azienda sanitaria e la regione cittadini sono tutti da considerarsi insieme e solidalmente la parte lesa di questa vicenda e che. I criminali e i colpevoli sono i pirati informatici che per varie ragioni svolgono queste attività. L'attacco è stato attribuito a un gruppo di hacker di origine russa denominato Monti, a sua volta probabile spin-off di un precedente gruppo che si chiamava Conti, che ha utilizzato un sofisticato software progettato per crittografare i dati. Le evidenze forensi hanno confermato l'utilizzo di un software non ancora conosciuti o riconoscibili dai moderni dispositivi di sicurezza. Insomma, per Marcello non si è trattato di un attacco normale che si poteva contenere, il Presidente ha pure detto che loro non hanno avuto contatti con i cybercriminali e ha aggiunto che l'ASL aveva dei sistemi di difesa conformi e rientranti negli standard. L'ASL comunque ha avviato un'indagine interna, il Governatore ha pure aggiunto che l'ASL si sta dotando a questo punto di un modello organizzativo diverso. La direzione generale dell'ASL ha rassicurato, che pian piano si sta tornando alla normalità, secondo loro, nel nosocomio Aquilano. Le opposizioni però in tutto questo tempo sono state sempre abbastanza dure noi la realtà la conosciamo molto bene è enormemente diversa rispetto a quella che ci ha raccontato il presidente Marsilio l'atteggiamento che ancora questo centrodestra ritiene di mantenere di portare avanti è da censurare il silenzio che a distanza di un mese hanno tenuto è stato infranto solo per assumere un atteggiamento peggiore vergognoso quello di non venire a raccontare la verità a tutti i cittadini andremo avanti con la nostra operazione di accertamento delle responsabilità, con i mezzi che abbiamo a disposizione e alla fine di questo lavoro, nel quale costruiremo documento dopo documento, evidentemente porteremo avanti anche un'iniziativa politica forte per evidenziarne le responsabilità.